Siamo a Giuliano in Campania, in provincia di Napoli, di fronte alla discarica della Taverna del Re, con i ragazzi di Gioventù Nazionale. Quelli che vedete dietro le mie spalle, questi sacchi neri, nascondono 6 milioni di ecoballe. Ve lo ricordate il presidente De Luca, che ormai 4 anni fa era venuto qui in pompa magna facendo le sue solite passerelle, raccontando insieme all'allora presidente del Consiglio Renzi che avrebbe smaltito tutta questa area, che avrebbe trasformato la cosiddetta terra dei fuochi nella terra dei fiori e dell'amore. Ecco, a distanza di 4 anni non è accaduto ancora nulla. Aveva addirittura promesso che se in 18 mesi non fosse avvenuta la bonifica di questa discarica, i cittadini sarebbero dovuti andarla a prendere sotto casa e si sarebbe dimesso. Beh, invece siamo ancora in questa condizione, questa situazione continua a diventare sempre più un disastro ambientale per questa terra. Il presidente De Luca ha avuto addirittura il coraggio di ricandidarsi alla guida di questa regione, ma il 20 e il 21 settembre i cittadini della Campania hanno un'occasione: mandare a casa il centrosinistra, mandare a casa il Partito Democratico, mandare a casa il presidente De Luca e immaginare e costruire una pagina nuova per questa regione con Fratelli d'Italia, con il centrodestra e con Caldoro presidente.